Siamo nel nuovo secolo dentro una crisi profonda. L'Expo del 2015 sarà il primo in cui il concetto fondamentale sarà il concetto del limite, nel senso che il problema vero è un Expo che pone il problema nutrire il pianeta e quindi le risorse scarse, energia per la vita, e anche, sono due temi che pongono un grande problema di sviluppo e di futuro che verrà. Io credo che la Sicilia ha molto da dire dentro questo discorso. La Sicilia è un sistema agroalimentare di prima qualità e di grande eccellenza. La piattaforma turistica siciliana ha molto da dire e da rappresentare nel mondo. Che ci sia un'intelligenza creativa di giovani, eccetera, che possono contribuire a questa rappresentazione. Il problema sarà non solo come la Sicilia si rappresenta all'Expo dentro il padiglione Italia e quindi un'opportunità per rappresentare e contribuire alla rappresentazione del sistema paese, ma quanto di quel flusso che arriva a Milano sarete in grado di intercettare in una continuità di marketing territoriale estremamente importante. Io non credo che noi potremo rappresentare l'Italia come un paese competitivo rispetto ai grandi processi hard, e quindi dovremo essere in grado di mettere in mezzo l'agricoltura, i borghi, la bellezza, il turismo, l'agroindustria, ma anche le medie imprese, le eccellenze, i distretti produttivi, il turismo, la creatività giovanile, le start-up dei giovani. E in uscita cosa possiamo offrire? Si discuterà sul modello di sviluppo. Dal mio punto di vista si discuterà di green economy e green society. La Sicilia è terra di green economy. Io spero che queste cose serviranno al dibattito a Milano e serviranno ovviamente al dibattito in Sicilia. Si tratta di creare una rete, soft anche questa e non pesante, tra la Sicilia, Milano e ritorno.